Amici di Nove, benvenuti a questo spazio di approfondimento che abbiamo voluto dedicare alla vendemmia, un momento importante, un momento che segna la fine dell'estate e che rappresenta sicuramente un momento fondamentale, importante dal punto di vista storico, culturale, anche se vogliamo sociale. Ci troviamo a Piazza Filippa, dove ci sta ospitando l'azienda Armosa. E noi abbiamo qui accanto il rappresentante che è Michele Molg. Intanto lo ringraziamo per averci ospitati. Grazie a voi di essere venuti a trovarmi, perché penso che sia una cosa molto, molto bella, molto importante, appunto, far vedere la vendemmia e quello e i vigneti che ci sono a Piazza Filippa. Sì, proprio perché qua in passato c'erano dei vigneti, cioè è un territorio vocato appunto a vocare vigneti. Poi c'è stato un periodo storico dove comunque la gente ha preferito costruire le serre, perché comunque dal punto di vista economico rappresentavano il boom in quel periodo, e quindi gli scicchitani hanno deciso di non investire più nei vigneti. Però adesso lei ha scelto di nuovo di investire ed è riuscito a creare un prodotto di qualità che già in pochi anni sta ottenendo successi anche dal punto di vista internazionale. Però alla mia sinistra abbiamo un personaggio che di vini se ne intende, è Lorenzo Giannone, molti di voi lo conoscete. Lui ha vinto il premio Vita nel 2008, è un sommelier, e do il benvenuto a Lorenzo. Grazie per il benvenuto, sono abbastanza lieto di essere presente qui con voi per discutere un po' su quello che è l'aspetto che riguarda in particolar modo la vendemmia. Dicevamo Piazza Filippa, un territorio evocato alla vendemmia, come ci sono anche altri posti dello Scicchitano che comunque si adattano bene a questo tipo di cultura, cioè al vitigno. Esatto, ciò che ovviamente stabilisce la vocazione di un determinato territorio alla coltivazione della vite da vino sono fondamentalmente tre aspetti. Uno è la composizione appunto del terreno, l'altro è l'aspetto climatico molto importante, ed infine anche l'esposizione ai raggi del sole. Diciamoci che il nostro territorio abbraccia tutti e tre questi aspetti in modo abbastanza evidente, ecco perché è una terra ricca appunto dal sottosuolo fino ad arrivare al clima e poi infine ai raggi solari, perché appunto è una terra molto soleggiata. Diciamo anche del valore culturale e storico della vendemmia, e in molti film si sono viste veramente scene storiche di questo momento, un momento che soprattutto in passato legava veramente le persone e poi finiva con una grande festa. Cosa rappresenta la vendemmia? Ma la vendemmia è sicuramente un evento per il mondo del vino, soprattutto lo è per i produttori ma anche per i consumatori, proprio perché attraverso la vendemmia si riesce un po' a vedere quelli che saranno poi i risultati, cioè il vino che andrà a finire poi sulle tavole. Quindi una buona annata, sicuramente una buona vendemmia è un ottimo auspicio per ottenere un ottimo vino di grande qualità. Noi adesso vedremo le varie fasi della vendemmia, anche guidati da Lorenzo, ma guidati anche dal padrone di casa, da Michele Molg. Quindi seguiteci. We'll be right back.
Allora Lorenzo, iniziamo a parlare della vendemmia. Quando inizia questa fase? Allora, la vendemmia inizia nel momento in cui l'uva raggiunge la sua maturazione. Ovviamente per maturazione si intende il giusto grado zuccherino. Questo ovviamente è il produttore a sceglierne il momento esatto, cioè quando l'uva ha raggiunto il suo grado ottimale di maturazione, per poi procedere alla raccolta e quindi alla vinificazione. Allora, la vendemmia parte dalla maturazione dell'uva. Noi ci troviamo a Piazza Filippa, quindi qual è la migliore occasione per chiedere a Michele Molg che tipo di uva si coltiva qua? Ecco, l'azienda agricola Almosa ha dedicato la propria missione alla coltivazione del Nero d'Avola, che è il vitigno autoctono d'eccellenza siciliano che ha più di 2000 anni di storia. Di conseguenza in tutta questa parte di tre vigneti di Piazza Filippa c'è solo Nero d'Avola nelle sue varie diversità genetiche, mentre in collina stiamo piantando Moscato Bianco, che è un altro vitigno autoctono che viene sempre dalla Sicilia orientale. Qua ci sono varie zone dove voi coltivate appunto l'uva. Una zona in particolare molto vicina proprio alla spiaggia. Avete fatto appunto questo tipo di scelta perché comunque il terreno si adatta bene a questo tipo di coltivazione? Sì, più che altro per ripercorrere quello che è la tradizione vitivinicola siclitana, ovvero sia andare a riscoprire, a valorizzare determinate aree come quella costiera vicino al mare, che è un'area senz'altro estremamente interessante dal punto di vista enologico. Lei non è siclitano, non è siciliano, come ha deciso di venire a coltivare, ad investire qua? Ma diciamo, la Sicilia per altri motivi la conosco molto bene, in particolare ho avuto modo di conoscere questa area, Ragusano, che è un'area spettacolare come lo Siclitano in particolare, e qui anche perché il mio socio ha origini siclitane, qui anche il terreno, di conseguenza siamo partiti qui per questo motivo.